Sono state ore di lunghe meditazioni. L'articolo 1 della nostra Carta Costituzionale, stabilendo una soglia minima di dignità, dato tutte queste tre dimensioni. È da 20 anni che norme come la Bossi-Fini generano illegalità, generano schiavitù, generano mostruosità. Io sono una delle vittime della legge Bossi-Fini, solo che sono una vittima che non corrisponde al prodotto desiderato da chi ha fatto quella legge, di persone ricattate, sottomesse. E quindi una riforma radicale, quando dico radicale vuol dire la capacità di sentire il bisogno profondo di chi vive il dramma della Bossi-Fini, riformando l'intera struttura dell'accoglienza nel nostro paese. Questo è quello che bisogna fare oggi. Persone discriminate perché gay, perché lesbiche, perché in qualche modo considerate. Dal tema della cittadinanza, noi non possiamo avere nel nostro paese, in Italia, bambini di serie A e di serie B. Va concessa la cittadinanza ai bambini nati e cresciuti nel nostro paese. È una questione di civiltà, di dignità e anche di tenuta di ciò che rappresenta la nostra Carta Costituzionale. È stata lanciata la candidatura e ha trasformato. Ogni essere umano è libero di lasciare il luogo o il paese dove vive e dove risiede, ma è compito dello Stato garantire una circolazione all'interno della quale non vi sia morti, come la trasformazione attuale del Mar Mediterraneo. E lì lo Stato deve stare dalla parte degli esseri umani e non del blocco navale. Tutta la famiglia Europa Verde, tutta la famiglia, ma non dimenticherò mai di ricordarlo in questo lavoro. Eccoli.